Tra i tanti canali YouTube che seguo, ho deciso in questo video di proporne alcuni più o meno conosciuti che mi hanno tenuto maggiormente compagnia nel corso di questo sciagurato anno, in realtà alcuni anche da molto prima. Una parte di questi saranno sicuramente già molto noti, altri meno, e magari questa sarà l'occasione per approfondirne la conoscenza per chi vorrà farlo. Iniziamo dall'argomento tecnologia. Tralasciando i notissimi e bravi Andrea Galeazzi, tutto il team di HD Blog e Yakidale, mi piacerebbe citare Battista 70 Phone. Grazie all'esperienza e alla passione di Loris e Lucio nel campo della telefonia, propone da anni recensioni che privilegiano il punto di vista dell'utente con schiettezza e simpatia. Ho il piacere di collaborare con loro. Tech Different, canale con il quale iniziai alcuni anni fa a proporre contenuti video. Non si concentra solo sugli smartphone, ma anche su televisori, giochi e tante altre cose. L'attuale gestione del gruppo è affidata all'amico Davide. TechID, canale fondato dal bravo Christian Martini che ho avuto modo di conoscere durante gli anni di Tech Different. Propone contenuti vari e di qualità. The Geekers, anche in questo caso come in quello di Battista 70 Phone, l'esperienza gioca un fattore determinante e Massimiliano, frontman del canale, ne ha da vendere oltre alla estrema chiarezza e completezza delle sue recensioni legate al mondo mobile. Gianluca Bocci, già molto conosciuto, non ancora come meriterebbe, offre tanta competenza, simpatia e qualità nei suoi video, dedicati in prevalenza ai mondi della fotografia e dell'audio. Una garanzia. Passiamo ora a un argomento decisamente meno usuale, almeno per me, ovvero il lifestyle. Sono canali che guardiamo prevalentemente all'ora di pranzo o cena, in famiglia. Chiara Facchetti, simpatica e naturale, offre intrattenimento un po' per tutti con i suoi vlog, le sue challenge, gli unboxing, eccetera, senza mai andare fuori dalle righe. Gaia Visco-Gilardi, naturalezza e classe contraddistinguono questa ragazza che offre sia contenuti maggiormente diretti verso un pubblico femminile sia interessanti spaccati della propria vita, adatti a un pubblico più vasto. Issima 91, spumeggiante e divertente, propone la sua vita senza filtri. Alcuni dei contenuti sono affini a quelli di Chiara Facchetti. Che cosa mangiamo oggi? Simpatici e appassionati di cibo. Questa giovane coppia vi farà venire voglia di mangiare e bere sempre molto bene. Terminato il lifestyle, chiudo questa parziale e breve rassegna con un argomento che probabilmente è stato più impattato dagli altri, dal maledetto coronavirus. I viaggi. Dato per scontato che chiunque sia interessato a questo argomento segua lo stranoto Nicolò Ballini, anche noto come Human Safari, ecco altri tre canali che abbiamo guardato più assiduamente. Tommaso in Giappone, punto di riferimento per chi si interessa del Giappone e dei viaggi organizzati verso questa affascinante nazione, racconta la cultura locale anche attraverso la sua simpaticissima famiglia, spiegando usi e costumi in maniera schietta, come forse solo un toscano doc potrebbe fare. Steps Over. Lucia e Simone girano il mondo a bordo del camion Valentino, convertito a comoda casa su quattro ruote, sempre con il sorriso sulle labbra, mostrando interessanti spaccati delle culture che incontrano e posti che non avremmo modo di vedere altrimenti. È un piacere seguire le loro avventure. Nazario Nesta. Nazario non propone esattamente contenuti legati ai viaggi, ma nel corso del lockdown si è fatto conoscere da tanti grazie al suo progetto di percorrere il perimetro italiano interamente a piedi. Quella serie di video è stata veramente appassionante e ora attende che la situazione internazionale possa migliorare per cimentarsi in una nuova iniziativa. Bene, questi erano i canali che principalmente mi e ci hanno tenuto compagnia nel corso di quest'anno. E voi? Quali avete seguito in questi mesi? Se volete, segnalatelo nella sezione commenti. Con questo vi saluto e vi auguro un anno di gran lunga migliore di quello che sta terminando.